Ristorante La Gran Seola, dove le parole lasciano lo spazio al piacere di scoprire l'amore per la cucina genuina, con pesce rigorosamente di giornata accompagnato da vini pregiati e selezionati. Ristorante La Gran Seola, a due passi dal Duomo e dal Teatro Romano, in via Vittorio Veneto 25, a Teramo. Telefono 0861 24 39 65, chiuso domenica sera e lunedì. Basta con la fatica per caricare e scaricare l'acqua in bottiglia. Basta con l'odore di cloro dall'acqua del rubinetto. Basta con l'incertezza dell'acqua che bevi. La soluzione definitiva ai tuoi problemi te la offre la Antel Tecno col suo progetto Acqua Sicura. Per informazioni chiama subito il numero verde 800 180 460 e sarai sicuro di conoscerla. La Antel Tecno offre garanzia soddisfatti o rimborsati ed aderisce alla campagna Basta con gli imbroglioni per la massima tutela dei consumatori. Basket, il primo appuntamento di maggio con la nostra trasmissione, è stato un fine settimana assolutamente nero per le compagini abruzzesi che militano nel basket nazionale. L'unica consolazione è che la matematica dà ragione comunque alla Banca del Casteramo, nonostante la brutta sconfitta di Cremona, la squadra del presidente Antonetti può garantirsi un altro anno nel massimo campionato di Serie A1. Invece nelle minors perdono tutte le squadre abruzzesi, tutte quante peraltro impegnate in trasferta, ma almeno un paio di queste sconfitte sono arrivate in volata con diverse recriminazioni. Parleremo di tutto questo con Matteo Falzon. Ciao Matteo. Ciao a tutti, buona serata. E poi durante la trasmissione avremo un paio di collegamenti telefonici molto interessanti per parlare di questo finale di campionato, nel quale appunto la Banca Tercas non ha più l'assillo di conquistare la matematica retrocessione, e meno male per come si stanno mettendo le cose. Approfondiremo dunque questo momento del campionato, ma già cominceremo a proiettare lo sguardo alla prossima stagione. Allora Matteo, partiamo dall'analisi della giornata di ieri. Teramo perde ma è salva, e poi insomma una giornata che ha detto diverse altre cose. Sì, ha detto che Cantù, vincendo l'anticipo, il derby contro Varese sabato sera, è comunque matematicamente tra le prime quattro squadre. Adesso le ultime due giornate serviranno ai brianzoli solo per di fatto stabilire la propria posizione all'interno della griglia playoff, anche se nel prossimo turno andranno a Siena, nell'ultimo turno riposeranno visto che dovrebbero giocare contro Napoli, quindi di fatto possibili zero punti per la formazione di Cantù. Per il resto molte vittorie importanti, soprattutto in chiave salvezza, tipo quella di Ferrara a Treviso, ancora con un grandissimo Sherrod Ford, 28 punti e 12 rimbalzi, e un break di 11-0 nel momento in cui Treviso era andata sul più 5. Biella perde in casa con Milano e la sua posizione. Cominciamo a vedere allora i risultati di questa giornata di campionato.
Eccoli qua i risultati, puoi proseguire Matteo. Sì, la vittoria di Pesaro era datata sì, visto che nel fine settimana è stato l'impegno in Euro Challenge per la Scavolini. A proposito Matteo, sì, mi fai l'assist per dire di Sciacota, insomma noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana, purtroppo dopo la trasmissione, poche ore dopo la situazione si è aggravata dopo che il giocatore era stato in un primo momento operato, la vicenda ormai è nota più o meno a tutti, nuova operazione martedì dopo mezzogiorno a causa di un'emorragia interna, nuova operazione nella zona del duodeno. Ora il giocatore, che è stato tenuto per diverse ore in coma farmacologico, poi è uscito fuori dal coma, e proprio oggi Matteo è uscito fuori anche dal reparto di rianimazione, ora si trova in chirurgia, volge al meglio, ma incrociamo ancora le dita per il buon Dusan, perché abbiamo tutti quanti tifato per lui, volge, insomma, ci auguriamo al termine in maniera positiva questa vicenda, sperando appunto che non ci siano ulteriori complicazioni. Sì, per chiudere la parentesi diciamo anche che la Scavolini Pesaro è arrivata quarta nella Final Four, sì, di Euro Challenge, perché la squadra pesarese alla fine comunque ha deciso di partecipare alla Final Four nonostante le condizioni critiche del proprio giocatore, però ha perso sia la prima gara con Samara che la finale per il terzo e quarto posto con Roan, tra parentesi, una parentesi, una parentesi, ulteriori problemi tra Marquise Green e i tifosi pesaresi. Diciamo, ecco, sì, proprio sempre sul fatto di Sciacota, leggiamo un'ansa delle dichiarazioni del primario di rianimazione Martinelli, dell'ospedale di Pesaro: sono stabili le condizioni cardio-respiratorie ed epatopancreatiche, ma continua il monitoraggio ed il controllo della lesione duodenale. Domenica gli abbiamo tolto il sondino esogastrico, era felice come un bambino. Durante il trasferimento Sciacota, anche se debole, ha salutato e sorriso. Insomma, è un buon aggiornamento. Domani ci sarà un altro bollettino intorno alle 12:30. Tornando alla giornata di campionato, e peraltro possiamo cominciare a vedere delle immagini. Partiamo da Treviso-Ferrara, Matteo, perché questa è un'altra gara che ha confermato che Ferrara ci crede veramente a questa salvezza, e Treviso ha fatto qualche passo indietro. Sì, Treviso, diciamo, ricordiamo, arriva dalla vittoria di Siena, invece contro Ferrara non ha confermato quanto di buono fatto vedere in Toscana, anzi nel momento migliore, quando c'era anche la palla del più 7, ha preso un break di 11-0 da Ferrara, che ha consegnato la vittoria alla formazione di coach Giorgio Valli, che c'è anche da dire che da quando ha subito il rimbrotto da parte del presidente Mascellani, ha incamerato ben 3 vittorie consecutive, adesso in pienissima corsa per salvarsi grazie a quel giocatore che abbiamo visto poc'anzi, ovvero Sherrod Ford, che si sta confermando un'aggiunta veramente molto molto importante. Ieri per esempio, come dicevamo prima, 28 punti e 12 rimbalzi veramente immarcabili, ci sono anche 18 punti comunque di Luke Jackson. E grandi? Sì, è grandi, niente grande. Soprattutto questo periodo di Ferrara ha coinciso con l'assenza per infortunio di Grandi, e quindi da questo punto di vista magari onora il merito ancora di più alla formazione di Valli, anche se forse si potrebbe pensare anche che Grandi non fa bene alla chimica, sì, di squadra, diciamo così. E quindi questa è stata una vittoria molto importante in chiave salvezza, perché adesso abbiamo 4 squadre a quota 18, tra cui la stessa Ferrara, Cremona che ha battuto Teramo, oltre a Biella che ha perso in casa con Milano, e Varese che, ricordiamolo sempre, ipoteticamente avrebbe 20 punti in classifica, però ne ha 2 punti di penalizzazione e quindi si trova invischiata lì con un calendario non facile al pari di Biello. Assolutamente, perché Teramo è salva? Sostanzialmente Teramo sarebbe penalizzata da un arrivo a 2 con Ferrara, cioè il meno 5 nella differenza canestri, o un arrivo a 3 con Cremona e Ferrara, differenza canestri complessiva farebbe arrivare all'ultimo posto Teramo, però un arrivo a 2 con Ferrara o a 3 con Cremona e Ferrara a causa di una serie di scontri diretti nelle ultime 2 giornate è praticamente impossibile. La peggior cosa che può accadere a Teramo è arrivare a 20 punti insieme con Cremona, Ferrara e una delle 2 squadre tra Pesaro e Varese, ma in entrambe le circostanze, cioè arriva a 4 con Pesaro o arriva a 4 con Varese, Teramo è salva. Se c'è Pesaro, Ferrara è 0-2, sì, con Pesaro.
quindi in quel caso sarebbe Ferrara ad avere la peggio. Se c'è Varese, ricordiamo che Teramo ha vinto l'andata di 26, ha perso il ritorno di 3 punti, quindi c'è un più 23 che poi messo sul piatto della bilancia di una differenza canestri complessiva darebbe modo alla Banca Tercas di essere salva sicuramente. Quindi per via di questi ragionamenti, che chiaramente sono molto più difficili da far capire, ce ne rendiamo conto, ma è pacifico che la Banca Tercas Teramo è matematicamente salva, nessuna combinazione può spedire in Lega 2 la squadra di Capobianco, anche nella peggiore delle ipotesi. Questo per quanto riguarda la classifica. Matteo, un accenno a Biella Milano, abbiamo anche qui le immagini. Beh, l'MVP della gara è sicuramente Mason Rocca, 17 punti e 17 rimbalzi. Dall'altra parte Biella forse ha sentito troppo la partita, ma ha fatto appena il 7% della linea dei tre punti con 2 su 27, e per una squadra che deve salvarsi è veramente pochino, soprattutto perché veramente, dando un'occhiata al calendario della formazione piemontese, sabato sera andrà ad Avellino, poi riceve in casa Ferrara in quello che potrebbe essere veramente uno spareggio salvezza. Con la Ferrara attuale sicuramente il cammino per la squadra di Becchi non è veramente bellissimo, quindi peraltro Biella, come anche Varese, sono messe abbastanza male negli scontri diretti e nella differenza canestri. Basti dire ad esempio che Varese è abbiamo detto che Teramo è fuori causa, però sarebbe pesantemente condizionata dalla differenza canestri con Pesaro, pesantemente condizionata Varese dalla differenza canestri con Ferrara, dove c'è un più 7 andata ma un meno 17 al ritorno. Quindi Varese e Biella devono far punti, perché se arrivano lì sotto a contatto con le altre squadre hanno la peggio. Quindi è stata una battuta d'arresto pesante per la squadra di Luca Becchi, che veramente sta facendo una seconda parte di campionato veramente pessima, perché ricordiamo la prima parte di campionato, pur non in maniera eccelsa, comunque aveva conquistato l'accesso alle finalette di Coppa Italia, quindi aveva chiuso il girone d'andata tra le prime 8. Nella seconda parte si può fare un po' il discorso per Teramo, visto che entrambe le formazioni hanno avuto l'esperienza in Eurocup, però una volta finita l'esperienza in Eurocup sono crollate. Teramo ovviamente ha retto un po' meglio l'urto, visto che comunque di fatto ha conquistato la salvezza con 2 giornate d'anticipo. Biella invece è più che invischiata. Assolutamente sì. Vediamo anche l'ultimo contributo filmato esterno, cioè che non riguarda la Banca Tercas Teramo, che comunque ha inerenza con il discorso Teramo Basket, perché è rimasta la matematica a dare una piccolissima lieve speranza playoff, ma a questo punto davvero difficile pensarlo. Avellino però ha vinto a Porto San Giorgio, prolungando il momento difficile della Sigma Coatings. Sì, per Montegranaro sono 5 le sconfitte di fila, soprattutto nella partita contro Avellino più di un giocatore ha mostrato qualche segno di appannamento, Brunner su tutti. Avellino invece, grazie al polacco Sejwik, 21 punti per lui, è riuscito a vincere questa partita importante in chiave playoff, perché mentre Montegranaro con la sconfitta comunque matematico l'accesso ai playoff, anche in questo caso bisogna stabilire la griglia all'interno dei playoff. Per Avellino invece questi sono 2 punti veramente importanti, soprattutto uno per il fatto che fuori casa la squadra di Pancotto non aveva brillato, eccezion fatte le prime 2-3 vittorie nelle prime giornate del campionato, poi aveva vinto di fatto solo a Napoli, che poi la vittoria è stata anche cancellata, quindi è una vittoria importante per Avellino, che non gli garantisce ancora l'accesso matematico ai playoff, però diciamo che ha avuto una bella impronta. Beh, è importante, Matteo, anche perché Avellino giocherà la prossima con Biella e poi a Cremona, e poi chiude a Cremona, quindi sono 2 gare davvero difficili, perlomeno contro squadre molto motivate che lottano per salvarsi, quindi metteranno in campo anima e cuore. Quindi per Avellino dare questa risposta dopo la batosta casalinga contro Cantù è stato essenziale. Senza questa vittoria avrebbe rischiato molto, anche perché con Teramo, in un ipotetico arrivo a pari punti, è sotto e con Treviso pure. È vero. Quindi diciamo che la gara contro Treviso, poi faremo accenno, per Teramo è importante da un lato per chiudere davvero bene, congedarsi davanti al proprio pubblico in una stagione comunque difficile che non ha riservato tante soddisfazioni, e poi casomai dovesse perdere in casa Avellino contro Biella, mantenere ancora aperta la speranza all'ottavo posto, che comunque
e lo diciamo subito, è davvero risicata, diciamo, siamo forse un po' meno che al lumicino per quanto riguarda un accesso eventuale ai playoff. Bene, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, possiamo vedere quello che è accaduto al Palaradi, non c'è molto di bello da vedere in chiave Banca Tercas, partita letteralmente dominata dalla squadra di Attilio Caia. Una sconfitta pesante, una Banca Tercas deludente, quasi per niente in partita, ma almeno quello, una salvezza centrata, anche se grazie ai risultati degli altri campi, più che per propri meriti. Sono le sconfitte di Biella e Varese a dare la certezza, gli sconti diretti delle ultime due giornate e una differenza canestri negativa solo con Ferrara, positiva in tutti gli altri casi, fanno sì che tutte le peggiori combinazioni possibili per la Banca Tercas mettano comunque in salvo i biancorossi. E per la piega che sta prendendo questo finale di stagione, meglio così. Tifosi, società e staff tecnico si risparmiano un supplemento di sofferenza di cui nessuno sente il bisogno. Tramontano di certo le residue speranze a playoff, anche se non ancora matematicamente dopo la vittoria di Avellino a Porto San Giorgio. Al Palaradi invece la Manoli ha fatto un sol boccone della Banca Tercas, intanto come fame, come motivazioni, il che poi si è tradotto in maggiore intensità e capacità di imporre il proprio ritmo. Partita più o meno in equilibrio nei primi 14 minuti, con i lombardi però sempre avanti, poi un break nei 6 minuti prima dell'intervallo di 22-11 estende il vantaggio della Manoli oltre la doppia cifra, 51-38. L'ultimo sussulto a Prutino ad inizio terzo quarto, le triple di Uber in un gioco da 3 punti di Diner avvicinano al meno 7 Teramo, poi un fallo tecnico del comunque positivo Jurak per proteste dopo fallo sull'ex Brown, da ulteriore impulso alla Manoli, 69-54, poi 75-61 al trentesimo. Nell'ultimo quarto i padroni di casa sembrano poter dilagare ma rallentano. Teramo cerca di salvaguardare la differenza canestri e alla fine lo scarto dell'andata, 11 punti, viene pareggiato. Cremona ha voluto la vittoria molto più di Teramo, ha imposto il suo talento offensivo, ha tirato quasi il 68% da 2 ed ha trovato un leader in Marco Milic alla sua miglior prestazione stagionale da 26 punti e 7 rimbalzi con 11 su 13 dal campo. Benissimo anche Formenti, 13 punti e 3 su 5 dalla lunga distanza. L'accoppiata Roland Bell combina per 26 punti e 11 assist. Teramo ha limitato i danni col trio amoroso Jurak Diner, 21, 19 e 15 punti rispettivamente, con anche ottime percentuali dal campo. Sono mancati tutti gli altri, Male in particolare Poeta, 11 punti tutti dalla lunetta in 25 minuti, Jones 2 punti, 1 su 7 dal campo e 5 falli in 27 minuti, quasi da record Stanescu, meno 21 di plus minus in soli 11 minuti. Spiccioli per Cerella, Lulli e Marino. Ora la squadra si chiede un congedo dignitoso dal proprio pubblico, sabato contro Treviso. Matteo, direi che tecnicamente non c'è moltissimo da dire, è una gara dove c'è già l'handicap delle motivazioni, anche da un punto di vista, da questo punto di vista colpevole questo atteggiamento, perché comunque Teramo aveva la possibilità di giocarsi da un lato la salvezza con una vittoria, era certa, ma perché no? È ancora aperto ora il discorso playoff, lo sarebbe stato ancora di più con una vittoria. Beh sì, anche perché adesso stiamo facendo i conti, salvezza matematica, grazie agli scontri diretti, possibili arrivi a 3, 4, 5, 6, 7 squadre, però prima della palla 2 questi discorsi non si potevano sapere, quindi Teramo aveva l'obbligo comunque di vincere a Cremona e chiudere per meriti propri il discorso salvezza. La salvezza è arrivata però grazie a un discorso di cumulativo, è arrivata invece questa sconfitta con Cremona che ha avuto la meglio grazie veramente a un più fame, forse più cattiveria agonistica sul campo, più di un giocatore ancora una volta deluso, per esempio Bobby Jones è stato il migliore contro la settimana scorsa nella vittoria contro Pesaro, a Cremona invece è stato molto molto deludente, le cifre di Stanescu le tenute nel servizio sono più che eloquenti, si sono salvati Amoroso e Jurak almeno in termini di punti e per quel che riguarda il gioco anche Drake Diner, però per il resto veramente poco, ci si aspettava molto molto di più da una squadra appunto che ancora aveva in ballo il discorso salvezza, ma anche
quello playoff, perché una vittoria a questo punto sarebbe stata veramente molto importante. Questo fa insomma dispiacere, perché comunque sia questa squadra spesse volte l'abbiamo lodata per il carattere, poi c'è stato un calo da questo punto di vista anche durante il girone di ritorno, però il fatto di andare lì e avere quell'atteggiamento sin dalla palla 2, andare subito sotto, giocare in rimonta, poi compiere degli errori cammin facendo, questa è una cosa che sicuramente al pubblico non ha fatto piacere, perché bisognerebbe appunto giocare tutte le partite con un certo atteggiamento, e questo atteggiamento purtroppo ieri è mancato. Beh sì, parli di pubblico e io ho avuto modo di ascoltare dei tifosi che sono andati a Cremona e sono rimasti veramente delusi, al di là della trasferta lunga, ma dall'atteggiamento della squadra, perché ovviamente il tifoso non pretende di vincere con tutti, ma pretende un atteggiamento diverso, soprattutto da una squadra che va a giocare nelle condizioni in cui Teramo è andata a Cremona, cioè con la salvezza ancora da conquistare e con un ipotetico playoff comunque da giocarsi. Quindi da questo punto di vista, se domenica scorsa al di là della vittoria avevamo lodato comunque la prestazione, il carattere, un arrivo in volata vinto da Teramo, questa volta sono stati fatti dei passi indietro. Ecco, vediamo nelle immagini Marco Milic. Io pensavo che comunque sotto canestro Teramo potesse farsi valere di più. Jurak in effetti ha confermato quasi quasi le cifre della partita d'andata, dove era stato il migliore in campo, ma sostanzialmente ha prodotto molto in attacco anche in questa partita, forse stimolato dal duello con il connazionale Marco Milic. Purtroppo però anche Amoroso, devo dire che è stato il migliore in campo di Teramo, è mancato molto Stanescu, che è un tipo di giocatore che offensivamente poteva fare la differenza per Teramo con i suoi movimenti spalle a canestro, invece ha fatto davvero malissimo. Sì, diciamo che Stanescu aveva lasciato intravedere qualche segnale positivo contro Pesaro, però così al pari di Jones nella gara contro Cremona forse è tornato ai suoi standard del dopo vacanze di Natale, ecco, uno standard davvero... come definirlo, non a livelli di Serie A, o comunque non a questi, a certi livelli, o comunque non a dei livelli al quale il giocatore ci aveva abituato nel mese migliore della squadra, ovvero nel mese di dicembre, dove sembrava un giocatore sì con dei limiti, però con un giocatore che potesse dare determinazione sotto canestro. Invece adesso, anzi, quando entra, nei numeri possiamo dirlo, risulta anche leggermente dannoso. Per quanto riguarda le prossime due partite, penso sia lecito attendersi, per quel che può valere, un impiego maggiore di alcuni giocatori sacrificati come minutaggio, ripeto, per quello che può contare, per quello che può essere. Ad esempio Marino e Cerella, che hanno giocato davvero pochissimo, ma io direi che probabilmente è il momento anche di, almeno nelle ultime partite, con la salvezza acquisita, buttare nella mischia anche lo stesso Polonara, che bene ha fatto all'inizio stagione, e che insomma, se c'era qualche remora, perché comunque nei momenti di difficoltà tendi ad affidarti ai giocatori di maggiore esperienza, a quei giocatori che devono avere per contratto, per background, comunque una esperienza superiore, e quindi magari vuoi togliere questa responsabilità ai più giovani, almeno negli ultimi 80 minuti io ritengo sia giusto e opportuno dare spazio a questi elementi. Sono più che d'accordo. Per quanto riguarda il discorso di Polonara, ho avuto modo di vedere qualche partita al di là della Basca Terkas, ma anche del Fortitudo Teramo, dove nel campionato di C regionale, ed è un giocatore che ha dei mezzi tecnici straordinari. Per fermarci al discorso della Serie A, Polonara l'ha dimostrato anche nelle primissime giornate, quando vuoi per colpa di infortuni, vuoi magari per un discorso promozionale del giocatore, Polonara ha avuto minuti importanti, e ricordo per esempio la partita a Ferrara, seppur sconfitta, però Polonara è entrato in campo con grande faccia tosta e ha giocato molto molto bene. Anche perché io ritengo che, a parte la gara vinta con Pesaro, ci dispiace dire questo di Stanescu, perché lui ci aveva favorevolmente impressionato nella prima parte del campionato, sì. Però che possa fare peggio Polonara di quanto no. Ha fatto Stanescu nella gran parte delle partite giocate di qui, comunque nella seconda parte della stagione, è difficile. Quindi comunque ora il pericolo è scampato,
diamo comunque lo spazio a Polonara. Soprattutto perché Teramo è una società che fino adesso ha fatto tantissimo, non dimentichiamocelo, magari quest'anno la salvezza è arrivata così, comunque a due giornate dalla fine, magari non proprio per merito proprio, però comunque è una società che l'anno prossimo taglierà il traguardo dell'ottava stagione di fila in Serie A, ha fatto tantissimo, è una società comunque in crescita, ma che deve valorizzare il proprio prodotto. Quindi nelle ultime partite è giusto tipo dare spazio a Ivari Marino, che è un giocatore comunque che ha un contratto pluriennale, lo stesso Cerella Cerella che ha anche. un contratto anche per l'anno prossimo. Anche perché questi sono giocatori che se poi si decide di non puntarci l'anno prossimo, comunque insomma, ripeto, per quello che può contare, ma avere una vetrina comunque in quest'ultima parte del campionato può comunque servire perché se li devi dare via, almeno qualcosina potrebbe entrare nelle casse societarie. Sono sempre due Sì, partite, sì, sì, avranno il sì. peso che avranno, però insomma, ritengo sia giusto ora buttarli nella Comunque. mischia. So, vuoi aggiungere qualche No, altra sono più che d'accordo, considerazione? sì. Allora, in attesa tra circa 6 minuti di fare il primo collegamento telefonico, io direi di aprire la pagina delle minors, lo facciamo in anticipo, poi avremo questi due collegamenti telefonici che sicuramente impiegheranno una parte cospicua della nostra trasmissione, occuperanno una parte cospicua. Vediamo allora cosa è successo in B Dilettanti, Matteo, con i risultati che sono proposti qui nella nostra grafica. Quarti di finale, gara 1, B Dilettanti Girone B, BLS Chieti che torna sul luogo del misfatto, ce n'è quasi un Sì. altro, sconfitta sul campo della Gattamelata Albignase con 6-8-6-6, gli altri risultati, Senigallia batte Fossombrone 8-1-6-8, Faenza su Budrio 7-9-7-2, vince di misura Bassano su Civitanova 60-59, fattore campo che non salta in questa gara 1, questo è il tabellone generale con da un lato Senigallia Fossombrone e Albignase Chieti, dall'altro Faenza Budrio e Bassano Civitanova. Matteo, che cosa è successo in Beh, quel di Padova? a Chieti intanto, allora, diciamo che a Padova Chieti si è presentata in campo con De Ambrosi e con finalmente Feliciangeli dopo una pausa molto lunga per infortunio. Nonostante le condizioni comunque precarie di questi due giocatori al rientro, Chieti ha giocato una partita gagliarda fino alla fine, nonostante a un certo punto per un fallo tecnico di un fallo antisportivo a Stiepovici e un fallo tecnico a De Ambrosi, Albignasego aveva preso un break importante. Chieti era arrivata sul 66 pari a qualche secondo dalla fine, è arrivato un canestro di Serena a 3 secondi dalla sirena finale che ha dato il 68 a 66. Però dopo non è stato fermato il cronometro e di fatto Chieti non ha avuto spazio per un tentativo in 3 secondi, peraltro difficile, però Beh, lo scorso ovviamente sì. anno ci fu la stoppata subita da Bagnoli, più o meno il lasso di tempo tra il tiro libero messo da Albignasego e la stoppata subita da Bagnoli, più o meno il lasso di tempo è stato quello. Quindi, comunque, sai, 3 secondi, soprattutto in questi momenti della stagione, possono essere anche, non dico un'eternità, ma un tempo più che sufficiente per In costruire Lega un buon Adriatica il tiro. Partizan ha vinto Ah, con beh, molto poi meno. sì, hai citato un esempio, insomma, uno dei tanti esempi che si possono citare per vincere le partite davvero in pochissimo tempo, anche con delle frazioni di secondo. Questo in B Dilettanti Girone B, C Dilettanti Gara 2 a Girone. Chieti mercoledì sera alle 21. Ecco, invece per quanto riguarda la C Dilettanti Girone G, questo è il quadro con il fattore campo che salta a Termoli, e questa è una sorpresa perché Monteroni era in calo e Termoli era invece in un ottimo momento di forma. Vince Monteroni 6-7-6-4. Franca Villafontana facile su Giulianova 8-9, scusate, 8-9-7-1. Mola di Bari 7-7-7-6 sull'Amatori Pescara. E il derby di Campobasso, gara 1, va alla Menzana. Qui parlare di fattore campo è molto molto relativo. Vittoria di 13 sulla cestistica Campobasso nel derby tra i coach abruzzesi, oltre che derby di Campobasso. Questo è il riquadro. Matteo, allora su Giulianova,
partita a senso unico sin dai primi quarti, Pescara invece ha molto da recriminare. Sì, sconfitta di un punto nonostante l'ottima prova di Diner, con Pescara tra parentesi che aveva giocato un ottimo primo tempo, chiuso avanti, terzo quarto con Mola di Bari che aveva recuperato qualcosa, nell'ultimo quarto qualche errore di troppo di Pescara è costato la vittoria, con le partite tra Mola e Pescara che anche dando un'occhiata alla stagione regolare sono risolte sempre di fatto alla fine. Pescara mercoledì sera ha l'occasione di portare gara 3 alla bella. Pescara comunque ha dimostrato di essere di avere le carte per giocarsi questo turno di prof ad armi pari. Molte recriminazioni è perché Pescara non ha approfittato nell'ultimo quarto di alcuni tiri liberi che avrebbero potuto estendere il divario tra le due squadre. Poi sull'ultima azione, questo contatto, noi purtroppo non abbiamo le immagini, tra Leonzio e Leo su un rimbalzo molto lungo, la palla è andata verso la metà campo, i due si sono fiondati sulla palla, è arrivato prima Leo e gli arbitri hanno fischiato il contatto tra Leonzio e Leo. Leo è andato in lunetta, 1-2 e poi lì la partita si è risolta. Comunque c'è gara 2, anche se di solito queste serie tu hai un'opportunità per vincere una gara esterna. Probabilmente Pescara ha perso la sua ghiotta opportunità. Staremo a vedere se la squadra di Nardecchi avrà comunque la forza di riportare a Mola di Bari la serie. Anche Giulianova giocherà, però giovedì, se non giovedì sbaglio, alle 18 a Pallacastrum, discorso un po' più difficile rispetto a Pescara perché Francavilla Fontana ha chiuso al secondo posto e già ieri in gara 1 ha provato a mettere le cose in chiaro dominando la sfida, nonostante Giulianova abbia chiuso con 5 giocatori in doppia cifra. Ecco, io chiedo ausilio alla regia, chiedo se abbiamo messo a punto il primo collegamento telefonico. Ancora no. Prima abbiamo detto che chiedi gioca mercoledì, invece giovedì alle 21 al Palatricalle. Ecco, tu come vedi queste tre serie playoff? Tu che pronostico fai? Di Chieti, che comunque ha recuperato i suoi assi, ma con tutte le difficoltà fisiche del caso, e poi per quanto riguarda Pescara e Giulianova. Ma a mio avviso Chieti e Pescara andranno sicuramente a gara 3. Più difficile il compito per Giulianova, appunto per la caratura dell'avversario. Diciamo, Francavilla Fontana ha chiuso seconda, ma è come se avesse chiuso prima, perché per scontri diretti è andata in bidiretta Anticeglie, quindi da questo punto di vista è un cliente ostico. Pescara e invece Chieti hanno le carte in regola, anche se poi il discorso qualificazione per Chieti è più arduo proprio per le condizioni fisiche di diversi giocatori, con Raiola ancora fuori, Felice Angeli che è rientrato adesso e De Ambrosi comunque non al meglio. Va bene, allora stiamo mettendo a punto il collegamento telefonico, io direi allora di approfittarne, ci fermiamo, ci gustiamo gli highlights di Gilberto Marinozzi per quanto riguarda la gara di ieri tra Cremona e Terano. No, abbiamo il collegamento telefonico? Sì. Perfetto, direttore Limardi? No, è caduta la linea, avete capito, il collegamento telefonico è con il direttore di Superbasket Claudio Limardi, purtroppo è caduta la linea, cerchiamo di ripristinare questo collegamento telefonico. Matteo, ci aspettiamo di sapere qualcosa in più per il futuro anche della Banca Tercas, che dici? Qualche settimana fa con Tosi della Gazzetta dello Sport abbiamo praticamente una chicca tra Amoroso e Capobianco per il futuro, adesso chiederemo conferma magari anche a Claudio Limardi e poi avremo lo sparring partner proprio in diretta, quindi magari avremo la conferma in diretta. Sì, perché a questo punto della stagione, tenuto conto che i playoff, come abbiamo detto, sono difficilmente raggiungibili e la salvezza è ormai centrata, è chiaro che i tifosi in questo momento si chiedono molto circa il futuro della società, come sarà assestata tecnicamente la squadra. Allora, dovremmo avere in collegamento il direttore di Superbasket Claudio Limardi. Direttore, in linea? Sì, ci sono, buonasera. Perfetto, a tutti. Buonasera e benvenuto per la prima volta ad Abruzzo Basket. Allora, direttore, io direi, ancora prima di parlare di campionato italiano e di poi anche di Teramo Basket, chiaramente un accenno anche all'azzurro, perché la scorsa settimana c'è stata la conferenza stampa di Bargnani che ha dato il suo sì a Pianigiani e quindi parteciperà alla campagna estiva degli azzurri. Sì di Bargnani, dovrebbe essere un sì anche per Bellinelli, e Gallinari, che cosa possiamo dire? Gallinari credo che sia il sì più difficile perché per tanti motivi. Il primo
ancora a che fare con la questione fisica. Gallinari un anno fa si è operato alla schiena, quindi è una situazione che comunque che non gli ha dato problemi durante la stagione, ma che va monitorata. In più ha degli impegni che non ha potuto sostenere da rookie con la NBA, e in più questa è un'estate estremamente delicata per la sua squadra, i New York Knicks, che sono pesantemente sul mercato con tanto soldi sotto il salary cap per prendere delle stelle, non possono rischiare niente, e quindi Gallinari, che è considerato una figura centrale nel loro progetto di ricostruzione, è chiaro che lo tengono un pochino a freno rispetto a quello che magari vorrebbe fare lui. Però credo che il problema principale sia quello fisico, che suggerisce prudenza più o meno a un anno dall'operazione. Io penso che Gallinari vestirà l'azzurro, ma non credo che succederà quest'estate. E che cosa, in breve, che cosa perderà la nazionale non avendo a disposizione Gallinari? Ma intanto niente, perché non ha mai giocato, quindi ora, a parte le battute, no, è il giocatore che secondo me, per le caratteristiche fisiche e tecniche, è quello che può fare più la differenza dei tre dell'NBA, nel senso che Berinelli è una guardia, occupa un ruolo in cui tutto sommato lui è il miglior italiano, però abbiamo Aradori, abbiamo altre soluzioni. Bargnani è un giocatore indubbiamente che può fare la differenza, è un 2-15 che tira da fuori, però Gallinari ha queste due dimensioni, la dimensione atletica, fisica e quella tecnica, e lui può essere veramente un giocatore devastante per il tipo di pallacanestro che si gioca a livello FIBA, e quindi Gallinari sarebbe stato un valore aggiunto incredibile, avrebbe potuto giocare due ruoli, quindi permettere all'allenatore di scegliere fra quintetti più perimetrali e piccoli o più grossi e non meno tecnici, quindi sarebbe stata un'arma devastante. Prima o poi speriamo di averlo, però credo che comunque abbiamo una qualificazione da centrare, l'altra volta abbiamo fallito, questa volta non possiamo permettercelo un'altra volta, chiunque andrà in nazionale dovrà portare a casa questo risultato, credo su questo non ci siano dubbi. Campionato italiano che è interessante in minima parte per conoscere l'ottava piazza, Avellino è chiaramente favorita, ma la parte più bella in questo momento è la parte bassa della classifica, perché c'è quell'unico posto da evitare e ci sono diverse squadre invischiate. Per nostra fortuna la Banca Tercas in qualche modo se la svigna da questa lotta, perché la matematica nel gioco degli incastri salva già la squadra biancorossa. Secondo il direttore Limardi, quale squadra in questo momento è più in difficoltà e della maggiore indiziata ad andare giù? Ma guarda, è una situazione molto complessa, perché le due squadre che stanno giocando meglio e si stanno esprimendo a livelli secondo me nettamente superiori rispetto alla posizione di classifica che occupano sono Ferrara e Cremona. Però la realtà dice che Cremona deve andare a giocare a Varese e Ferrara dovrà andare a giocare a Biella, quindi ci sono due scontri diretti che probabilmente avranno un peso decisivo, che verranno giocati sui campi delle due squadre che stanno meno bene da un punto di vista così visivo, tecnico e di sensazioni. È chiaro che se dovessimo guardare ai risultati degli ultimi tempi, la squadra più in difficoltà mi sembra Biella, anche perché probabilmente si è sentita salva diverse volte in questa stagione, la partita vincendo 4 delle prime 5, quindi ha sottovalutato un po' di problemi fisici, ha fatto dei periodi senza americani oppure con un giocatore modesto come Coleman quando c'è stato il primo infortunio di Fred Jones, quindi insomma si è trascinata dietro dei problemi nella convinzione che la salvezza non fosse uno di questi, e adesso invece deve tirarsi su le maniche e vincere una partita, e non sarà facile perché mi sembra che mentalmente aveva anche un pochino staccato, poi comunque una squadra che in girone di ritorno ha fatto veramente, veramente molto poco. C'è Matteo Falzoni, il collega Matteo Falzoni. Sì, ciao Matteo. Ciao. Volevo sapere due cose. Uno, dall'esterno, come può essere giudicata la stagione di Teramo? È arrivata questa salvezza matematica con due giornate da disputare, e quindi volevo sapere un giudizio tuo su questo fatto. E poi il fatto che prima di partire a stagione di solito si parla di 22-24 punti come quota salvezza, e a questo punto 24 punti li ha Avellino ed è di fatto all'ottavo posto ed è
di fatto a un passo dalla quota playoff. Su questo fatto può aver influito, possono aver influito i mille problemi di questo campionato su tutti la questione Napoli? Sì, no, ora rispondo prima all'ultima, sì. Evidentemente così, perché sono venute a mancare due partite a ogni squadra, quindi è chiaro che se avessero contato ancora le partite con Napoli, oggi Avellino ne avrebbe 28 e quindi sarebbe già un numero di punti un po' più dignitoso per la posizione che occupa. Invece praticamente sono stati tolti 4 punti a tutti, e invece di avere delle quote più alte, che sarebbero state comunque così drogate dalla presenza di Napoli che aveva regalato punti a tutti, abbiamo quote un pochino più basse. Per quanto riguarda Teramo, ti dico, Teramo obiettivamente me l'aspettavo un pochino più brillante, ha perso tante partite di pochi punti, probabilmente le sarebbe bastata qualche vittoria qua e là di quelle perse in maniera un po' rocambolesca per avere una situazione di classifica un po' più vicina a quelle che erano le aspettative della vigilia. Una squadra che lo scorso anno le era andato tutto bene in termini di infortuni, le scelte di mercato si erano rivelate tutte azzeccate, e quest'anno obiettivamente le scelte di mercato sono state meno brillanti, gli infortuni ce ne sono stati tanti, c'è stato il bluff o l'infortunio, chiamiamolo come vogliamo, di James Thomas, che sicuramente è il peccato originale che questa squadra si è trascinato dietro per tutta la stagione, e quindi alla fine credo bisogna accontentarsi di una salvezza che comunque mi sembra che tutto sommato non sia mai stata veramente minacciata. Diciamo che per il livello di Teramo dello scorso anno è chiaramente una stagione così possiamo tra virgolette deludente rispetto alle dimensioni della società, alla tradizione di Teramo, è comunque un'altra salvezza tranquilla. Il prossimo anno credo che ci sarà la settima stagione in Serie A di Teramo, credo che questo invece da un punto di vista della continuità del programma, del progetto Teramo, mi sembra una cosa comunque importante. Beppe Poeta è stato negli ultimi due anni l'uomo mercato per la Teramo Basket, anche se poi è rimasto a Teramo, e quest'estate? Questa è la domanda che ho sentito fare diverse volte negli ultimi tempi, quindi non lo so, secondo me l'anno buono per cederlo era l'anno scorso, le sue quotazioni erano al top e Teramo aveva altri due anni di contratto con Poeta, così tra virgolette, da sfruttare. Adesso le sue quotazioni sono un po' meno alte per tanti motivi, inclusa la stagione non paragonabile a quella passata della squadra. Teramo ha in mano un solo anno di contratto, è chiaro che chi pensa che Poeta valga un investimento forte dà un valore a questo forte abbastanza inferiore all'anno scorso, perché nella peggiore delle ipotesi può aspettare un anno e prenderlo tra un anno, quindi mi sembra che la situazione sia un po' complicata. Io non mi sorprenderei se alla fine dovesse rimanere e andare a scadenza di contratto. In questo momento, paradossalmente, anche se poi si troverebbe a non monetizzare i 5 anni credo di Poeta a Teramo, potrebbe essere la soluzione migliore anche per la società, perché comunque non dimentichiamo che si può cedere Poeta a qualcuno, però poi bisogna prendere un sostituto e bisogna poi prendere un italiano sul mercato da qualche parte, e sono tutte operazioni costose. L'ultima, scusate, direttore, rimarrà Peppe Poeta in asse Campano con Capobianco? Ma Capobianco ha il contratto, mi sembra abbia avuto una stagione a Teramo di altissimo livello quella passata, una un po' meno brillante quest'anno. Io credo che si è sempre capito così dall'esterno, Capobianco è un po' il faro tecnico di questa società, non solo della squadra, quindi non era un'operazione la sua, soprattutto dopo il rinnovo dell'anno scorso, un'operazione usa e getta, quindi dovrebbe essere un pochino diversa rispetto al trend abituale nelle società italiane di Serie A in questo periodo, quindi io credo di sì, però poi ora mancano 2 partite e dopo si faranno i conti, credo.
Direttore, noi la ringraziamo per la disponibilità, è stato squisitissimo. La ringraziamo. Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao Matteo. Ciao, ciao, buon lavoro. Buona serata al direttore di Super Basket, Claudio Limardi. E ora spazio agli highlights che avevo già precedentemente annunciato di Gilberto Marinozzi su Cremona Teramo. Secondo, 91-80, pareggiata la differenza canestri. Prima della pubblicità, Matteo voleva fare un inciso sulla Lega 2. Sì, si è conclusa ieri la stagione regolare, Brindisi promossa già da due settimane, quindi prossimo anno sarà anche Brindisi sul cammino di Teramo. Ci sono i playoff con il secondo posto per Veroli, guidata dal teramano Massimo Cancellieri, che affronterà la nona, che è Scafati, direttore sportivo, general manager Pierfrancesco Betti, ex Teramo. Scafati presa praticamente dal fondo della classifica, è arrivata al nono posto, quindi nei playoff, quindi un bello scontro tra Veroli e Scafati. Altri accoppiamenti: Casale Monferrato Udine, Sassari Pistoia, Reggio Emilia Vigevano. Per quanto riguarda invece la coda, si salva Venezia, vanno in adilettanti Latina e Iesi, con Iesi che potrebbe essere comunque a detta di tutti ripescata, visto che Napoli a breve, a giorni, potrebbe essere dichiarata proprio radiata da tutti i campionati. Pubblicità. Ristorante La Rusticana.
il gusto di una cucina tradizionale innovativa con piatti di propria creazione. L'eleganza di una festa indimenticabile nella meravigliosa sala dedicata a banchetti e cerimonie. Ristorante La Rusticana, in Contrada Stampalone, Cellino Attanasio, Teramo. ABF SRL, arredamenti e sedute per ufficio, nucleo industriale a San Nicolò a Tordino, Teramo. www.abf.it. Ristorante La Gran Seola, dove le parole lasciano lo spazio al piacere di scoprire l'amore per la cucina genuina, con pesce rigorosamente di giornata accompagnato da vini pregiati e selezionati. Ristorante La Gran Seola, a due passi dal Duomo e dal Teatro Romano, in via Vittorio Veneto 25, a Teramo. Telefono 0861 2430. Eccoci rientrati, proiettiamoci subito alla prossima giornata di campionato. Matteo, Teramo ospiterà sabato, si gioca in contemporanea 20:30, la Benetton Treviso. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma dobbiamo aspettarci una partita gagliarda, una risposta gagliarda d'orgoglio da parte della formazione biancorossa per chiudere al meglio questa stagione, soprattutto davanti al proprio pubblico. Salvezza matematica, speranze men che lumicino per i playoff, però almeno chiudere a quota 22, almeno con una vittoria comunque in casa, sarebbe un buon risultato. Ecco, chiedo alla regia se è pronto il successivo collegamento telefonico. Sì, dovremmo avere in linea Marco Ramondino, assistant coach da Banca Tercas. Marco, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Marco. Allora, siamo nel day after di una domenica strana. Da un lato una prestazione negativa della squadra con la sconfitta di Cremona, dall'altro ecco, ci siamo tolti tutti un peso con questa salvezza che è ormai matematica. Sì, assolutamente. Indubbiamente dal punto di vista della partita di Cremona non siamo contenti per l'esito, potevamo fare sicuramente meglio. Oggettivamente la loro fame e la pressione che avevano loro in termini di salvezza ha fatto una certa differenza, però prendiamo la salvezza matematica come un risultato importante, perché penso che oramai sia cristallino che è un campionato di un livello incredibile. Le squadre che sono in questo momento ultime in classifica sono di un livello molto alto, hanno degli elementi. Penso, ecco, il primo che mi viene in mente è Sherrod Ford, che se faccio un esempio fosse stato ingaggiato da Siena quest'estate per rinforzare la propria squadra, penso che nessuno si sarebbe meravigliato. Ecco Marco, ieri nella conferenza stampa del dopogara Capobianco ha detto di essere stato deluso in particolare dall'atteggiamento dei giocatori, ecco, a parte che ne so i vari Amoroso, Diner e Jurak, però molti non hanno messo in campo le qualità richieste, per questo sono profondamente dispiaciuto. Prendiamo proprio le dichiarazioni dai giornali. Avete un po' rivisto la partita, ve ne avete parlato, che cos'è che non ha funzionato proprio nell'atteggiamento dei giocatori in campo? Ma sicuramente penso che il coach non fa analisi sui singoli in pubblico assolutamente, e non è il caso di che le faccia io, sia per ruolo sia per rispetto nei confronti sia del coach che dei giocatori stessi. Indubbiamente è mancata, come ho detto prima, quella fame, quella cattiveria che non possono mai mancare. Però ecco, non possiamo neanche far sì che
di portarci questo atteggiamento per la prossima partita, perché l'obiettivo di questa squadra è giocare al massimo ogni partita e noi ci teniamo le ultime due partite per provare a finire quanto più in alto possibile in classifica. C'è Matteo Falzò. Matteo. Sì, ciao Marco. Ciao Matteo, buonasera. Ciao, sì, lo dicevamo nel corso di questa trasmissione, fermo restando appunto che l'obiettivo sarà quello di fare sempre il massimo in queste ultime due giornate, è plausibile magari vedere in campo anche giocatori che hanno avuto meno spazio in questa stagione, Marino, Cerella o Polonara su tutti? Ma io penso che non è nemmeno rispettoso nei loro confronti pensare a un loro utilizzo indipendentemente dall'andamento della partita, indipendentemente da quello che riescono a produrre comunque nei minuti in cui vengono chiamati in causa. Siccome il nostro obiettivo è fare sempre il 100%, se penso che il coach non ha mai avuto problemi a metterli in campo quando lo meritavano, comunque faremo i conti con quanto ci dicono i giorni di allenamento e quanto ci dice la partita stessa, ma il nostro allenatore penso sia uno dei pochi che non si fa problemi a dare minuti a chi li merita. Ecco Marco, è una stagione questa che va chiudendo, si è stata abbastanza travagliata sotto certi punti di vista, riteniamo sia importante chiuderla comunque bene nell'ultima gara interna al Palace Capriano, ammesso che non ci sia un miracolo playoff, che comunque insomma, le percentuali sono davvero molto basse di riuscita, però è importante dare comunque un buon congedo al pubblico, al Palace Capriano sabato prossimo. Assolutamente, magari la percentuale è la stessa che tre settimane fa veniva data a Ferrara di vincere tre partite consecutive. Perché cioè, da sotto le squadre hanno, non so come trovare un'allegoria, ma hanno scavato, hanno tirato fuori la testa dalle difficoltà e adesso cioè, chiunque può vincere su qualsiasi campo. Treviso la settimana scorsa ha tirato fuori, passatemi il termine, un jolly quadruplo che è vincere a Siena. Ferrara da tre partite consecutive gioca senza grandi e le ha vinte, più due di campionato e cinque vittorie su cinque senza grandi, quindi sono risultati e circostanze veramente impronosticabili in precedenza, ma io non ne farei, scusami se sono dilungato un attimo, non ne farei un discorso di congedarsi dal Palace Capriano. Come dissi quando venni da voi dopo Ferrara, penso che a noi e a questi atleti si possa dire di essere magari scarsi, di essere inadeguati, di qualsiasi tipo di impreparazione, che però non si provi a combattere i propri limiti e a provare a fare quanto di meglio e nelle proprie possibilità, penso che raramente si sia potuto dire una cosa del genere a questi ragazzi. Indubbiamente ognuno con i suoi limiti, noi vogliamo fare il 100% delle nostre possibilità perché lo dobbiamo a noi stessi per la stagione, come hai definito tu, travagliata, e anche ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questa stagione particolare, sia in positivo che in negativo. Bene, grazie Marco, ti ringraziamo per questo tuo intervento, ovviamente buon lavoro di accompagnamento appunto a questa settimana di allenamenti anche per le giovanili che ti riguardano, ma poi in particolare per la prima squadra in vista della gara di Treviso, con Treviso. Grazie a voi, gentilissimi, e un saluto a tutti. Grazie a Marco Ramondino. Allora, noi siamo praticamente in chiusura, ne approfitto per ribadirvi, per ricordarvi di andare sul nostro sito www.tv6.it, c'è la pagina dedicata proprio alla Teramo Basket con i servizi, con gli highlights che peraltro avete visto durante la trasmissione, che potete vedere anche durante i nostri TG, lì potrete rivedere comodamente a portata di click. Va fortissimo il nostro sito, così come va forte la nostra partnership con il sito di YouTube. Io ringrazio tutto lo staff tech che lavora per Abruzzo Basket, Gilberto Marinozzi, Jacopo Forcella, Maurizio Dagui, Gianni Areo, ovviamente Matteo Falzon. Che Matteo, abbiamo un minuto, come vogliamo chiudere questo numero di Abruzzo Basket? Ricordando l'appuntamento con
sabato sera l'appuntamento con questa partita, Banca Tercas-Teramo-Benetton-Treviso, è una gara che magari per la classifica potrebbe dire poco, però va a chiudere una stagione sì travagliata, ma comunque l'ho detto Limardi, l'abbiamo detto noi, l'ha detto anche Ramondino, una stagione comunque che si conclude con diciamo, il pass per un altro anno di Serie A. E questo, al di là di tutto, al di là di una stagione complicata, al di là di una stagione dove sono stati commessi degli errori, è comunque il dato più importante per una realtà come Teramo, perché 8 anni di Serie A ci sono, ricordiamolo sempre, ci sono diverse piazze che sono invidiose di Teramo. Eh sì, ecco. Quando poi uno ci fa l'abitudine non ci pensa. Ma una insomma... su tutte, per esempio, magari dispiacerà qualcuno, ma Varese rischia di tornare in Lega 2 a distanza di pochissimi anni, 2 anni, e questo... va assolutamente sottolineato. Io dico anche che avevamo programmato in realtà un collegamento telefonico con Andrea Capobianco, ma sapevamo che era in una riunione tecnica e c'era la possibilità che non si potesse liberare. Abbiamo comunque ascoltato il suo vice Marco Ramondino. Comunque, per parlare di futuro, l'abbiamo già fatto, ma ci sarà tempo e modo di farlo anche nelle prossime trasmissioni. Noi davvero chiudiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione. Alle 20:30 sabato prossimo Banca Tercas-Teramo Benetton Treviso, lunedì prossimo l'appuntamento con Abruzzo Basket. Grazie e buona serata. Ristorante La Gran Seola, dove le parole lasciano lo spazio al piacere di scoprire l'amore per la cucina genuina, con pesce rigorosamente di giornata accompagnato da vini pregiati e selezionati. Ristorante La Gran Seola, a 2 passi dal Duomo e dal Teatro Romano, in via Vittorio Veneto 25, a Teramo. Telefono 0861 24 39 65, chiuso domenica sera e lunedì. Antica Osteria del Granchio, la tradizionale genuinità della cucina casalinga con la nuova gestione da Eligio. Pesce e non solo, profumi e sapori anche con serate a tema, tutto baccalà, cucina tipica abruzzese, serata con soli antipasti, pranzi di lavoro e banchetti. Poiché serviamo solo pesce fresco, si consiglia la prenotazione, il tutto sempre a prezzi particolari.